Siamo qui con Giuseppe, meglio conosciuto da tutti ormai come Mago Doris. Giuseppe ha vinto il concorso nazionale Giovani Talenti nel 2010 e poi ha partecipato al programma di Giancarlo Magalli, Fatti Vostri, nel 2011. Ecco Giuseppe, com'è nata questa passione per i giochi di magia? Circa 3 anni fa ho assistito a uno spettacolo del mio maestro Amadì, che oggi è il mio attuale maestro, e così mi sono appassionato di questa bellissima arte. E man mano ho cominciato a imparare altri giochi di magia e alla fine ho anche imparato dei giochi di grandi illusioni, che diciamo sono l'unico in Italia, in questa età, che imparo questi giochi di grandi illusioni. Quindi, insomma, quali sono i trucchi che preferisci fare quando fai uno spettacolo? Ne sono tanti perché sono quasi tutti belli, però soprattutto è l'unico che adesso ho imparato, il più bello, e che ho proposto anche sulla piazza qui in Marcianise, in provincia di Caserta, e la donna elevata in aria, che è l'unico gioco più bello che ho finora. Quindi una donna che fai lievitare, in Sì, pratica. la faccio alzare di quasi 2 metri, dove dopo alla fine non c'è niente né sotto, anche dappertutto. Ho capito, senti, cosa ti aspetti dal futuro? Vuoi continuare a studiare oppure cioè continuerai a studiare per diventare un grande prestigiatore, un grande illusionista? Sì, continuerò a studiare la magia, ma soprattutto credo che diventerò un prestigiatore molto bravo e anche altre cose. Io te lo auguro. Grazie. Senti, tre qualità che deve avere un buon mago. Allora, l'allenamento, molto, che è l'unica cosa essenziale, perché se no non riesci proprio a fare dei spettacoli in ottime condizioni. Poi, diciamo, non devi svelare i tuoi segreti a altri prestigiatori o anche a delle persone che conosci, e soprattutto devi anche avere una capacità di una persona seria e anche molto brava. Giuseppe, se potessi far sparire qualcosa di brutto dal mondo, cosa sceglieresti? Soprattutto la cattiveria nel mondo, le guerre che ci sono fino adesso, anche la crisi economica soprattutto. Senti, ma tu usi i tuoi trucchi anche per conquistare le ragazze, No, oppure? no, i trucchi no, lì. No, è tutto talento Sì. naturale. Ok, ringraziamo Giuseppe e facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua carriera e spero di averti di nuovo. Ok, grazie. Grazie.